buongiorno. Ciao Federica, buongiorno. Buongiorno. Allora, complimenti intanto per la maturità che avete dimostrato. Grazie mille. Per portare questa istanza avete insomma anche il nostro sostegno per quello che può valere. Questa soluzione che in qualche modo verrà alcuni dei tuoi compagni adesso andare a Siderno sembra essere il meglio possibile, quindi insomma siete soddisfatti, ora si può ripartire di slancio verso quello che sarà l'anno scolastico che è ancora all'inizio. Allora, per il momento penso che comunque sia una soluzione adatta, perché non possiamo più continuare così. Noi comunque periodicamente facciamo la DAD e penso che dopo un anno e mezzo di DAD siamo tutti stanchi di stare dietro comunque ad un computer. Quindi penso che per cercare di migliorare appunto la situazione penso sia una soluzione adatta. E spero comunque, ringrazio prima di tutto chi di competenza perché oggi appunto è venuto qui e ci ha dato delle risposte comunque che noi aspettavamo da circa 2 anni. Spero che questa sia comunque una soluzione diciamo che migliori quella che è la situazione, perché questa situazione ci ha creato disagio per diverso tempo sia noi studenti, alle nostre famiglie e ai professori ovviamente, al corpo della scuola. Quindi spero che veramente ci sia un riscontro più che positivo e spero di poter trovare comunque degli spazi sufficienti per tutti noi, perché siamo tanti, abbiamo voglia di studiare e ovviamente ci devono essere gli spazi sufficienti per poter fare tutto ciò. Quindi ringrazio ancora tutti. Valeria? Ecco, la voglia di studiare. Io ho sentito varie interviste dei tuoi compagni, sì, e dei tuoi compagni di scuola, no? Dove la vostra protesta... Ecco, avete raggiunto un risultato scendendo in piazza, sì, avete fatto valere i vostri diritti, una protesta assolutamente dignitosa, rispettosa, contenuta, però forte. Leggevo i vostri cartelloni, ho sentito le vostre dimostranze, sì, e avete detto più a gran voce che avete voglia di studiare. Ecco, dopo 2 anni alla fine di DAD, di lockdown, quanto è importante quel luogo fisico e soprattutto, io non so, tu a che anno sei? Io frequento il 5° anno, quindi... Ecco, tu sei all'ultimo anno, sì, il prossimo anno andrai probabilmente all'università, o comunque, sì, sicuramente troverai altri sbocchi, ecco, oltre, quindi lascerai quella scuola. Certo. Questa protesta è anche per chi inizierà il prossimo anno, certo, ecco, noi... la scuola, per chi fa il secondo, il primo. Assolutamente sì, noi infatti, soprattutto le classi quinte, abbiamo collaborato un sacco perché appunto non l'abbiamo fatto solamente per noi, ma anche per coloro che hanno iniziato quest'anno la scuola e per quelli che comunque verranno gli anni successivi, perché comunque la scuola è un luogo in cui si creano legami. Però questi legami purtroppo non li abbiamo potuti costruire in quest'anno e mezzo di pandemia. Quindi penso sia fondamentale ritornare a scuola, prepararsi tranquillamente per gli esami, per esempio, ma comunque quotidianamente. E penso sia fondamentale quel contatto fisico, comunque guardarsi negli occhi, è importante. Quindi per questo motivo noi vogliamo appunto gli spazi sufficienti per poter essere tutti insieme, ecco. Bene, Federica, io ti faccio il bocca al lupo da parte di Radio Vedere e voglio dire un'ultima cosa: avete dato dimostrazione di grande maturità. Grazie mille. Grande maturità, e molti, molti cittadini e politici dovrebbero prendere esempio da voi. Grazie, grazie mille a voi. Sindaco, per diversi motivi, un'altra scuola che va via da Locri? No, assolutamente no, per esigenze organizzative, non essendoci altri spazi, altre aule disponibili. La città metropolitana ha esperito 2 avvisi pubblici per la ricerca di aule e si è costretti a spostare alcune sezioni a Siderno nei locali liberi di proprietà della città metropolitana. E oggi questa è una scuola che è cresciuta in modo esponenziale, che nel 2011 al primo dimensionamento scolastico
scolastico, il liceo linguistico Mazzini, magistrale, aveva 505 iscritti, oggi ha 1130 e quindi evidentemente è cresciuto tantissimo, ha bisogno di nuovi spazi, sono necessari dei lavori di adeguamento sismico, di riqualificazione dell'immobile, nelle more di espletare tutti questi lavori che purtroppo sono in ritardo a causa dei noti problemi della burocrazia, e la soluzione proposta dalla città metropolitana, non ce ne sono altri, è quella di trasferirsi momentaneamente a Siderno. In tutto ciò ricordiamo che il professionale che era a Siderno oggi è ritornato nella città di Lodi, nella nuova struttura realizzata in questi anni in via Sibari, una struttura nuova, moderna, all'avanguardia, e auspichiamo che sia anche il magistrale nei prossimi anni, con questi interventi previsti, possa riavere la propria struttura a completo e quindi dare le maggiori stesse opportunità agli studenti. Poi non c'è un problema tra Lodi e Siderno, l'importante è dare la possibilità agli studenti di essere ospitati in spazi adeguati, spazi a norma, e poter avere tra diritto allo studio migliore dei modi. Si sta lavorando insieme alla città metropolitana per risolvere il problema dell'alberghiero, dove sono stati stanziati 6 milioni e mezzo di euro già dal 2008 e altri 6 milioni e mezzo della città metropolitana che sono aumentati nel frattempo i costi tale progetto. Anche lì conserva i soliti problemi della burocrazia che impediscono l'inizio dei lavori di questa importante istituzione scolastica. Allora, la scelta di trasferire l'istituto a Siderno momentaneamente per gli insegnanti? Io credo che sia una buona scelta, visto che ci sono stati posti i problemi a suo tempo. Arrivare ad oggi, meglio tardi che mai, era una cosa che si doveva fare anche da prima. Questi ragazzi hanno dovuto aspettare un mese e mezzo per avere una risposta e soprattutto hanno dovuto protestare, e non è secondo me una cosa positiva dover richiedere i propri diritti protestando, doveva essere una cosa ordinaria, normale, una normale amministrazione. Anzi, io sottolineo il fatto che ancora una volta per avere i propri soddisfatti i propri diritti bisogna protestare. Non è questa una società, secondo me, arrivata ad un punto a dirsi civile. Quando bisogna protestare per avere i propri diritti, riconosciuti i propri diritti, qualcosa non funziona. È andata bene oggi, come è andata? Sì, siamo contenti, finalmente sono state date delle risposte che aspettavamo da tanto. Speriamo che questa soluzione, anche se temporanea, comunque speriamo che possa, diciamo, migliorare la situazione generale, perché da 2 anni che c'erano disagi. Comunque da parte mia i complimenti. Grazie mille. Questi ragazzi sono stati veramente bravi. Guarda, io prima ho fatto un intervento pubblicamente dove l'ho ringraziati, perché anche in questo caso i ragazzi ci hanno insegnato come protestare con garbo, educazione, pacatezza riesce a portare i risultati. E oggi è la continuazione di quello che abbiamo fatto ieri. Ieri siamo stati qui, abbiamo ascoltato le problematiche che insistevano sul problema del magistrale di Locri, e oggi insieme al delegato Carmelo Versace, che ringrazio pubblicamente per l'impegno che ancora una volta dimostra per il territorio, è venuto qui e ha portato le soluzioni. Quindi in questo caso lo facciamo parlare, certo, diciamo che sì, Carmelo, ti chiediamo scusa perché l'altro giorno nella diretta abbiamo detto che non sappiamo il nome del delegato, ma noi non l'avevamo mai visto. Oggi ci dicono che invece sei stato presente in zona, quindi la nostra accusa si può trasformare anche in un complimento, perché sei venuto qui ma non ti sei fatto vedere, hai solo lavorato. La soluzione per questi ragazzi? La soluzione che abbiamo individuato è quella di trasferirli, mi piace anche sottolineare questo, noi stiamo interloquendo con il comune di Locri e con il dirigente Sacco dal 16 settembre e abbiamo condiviso questa soluzione che oggi abbiamo ufficializzato, che è quella di trasferire parte appunto delle classi presso
l'istituto Psia di Siderno in via Mazzini, dove daremo ben 16 aule, il primo e il secondo piano, che va a soddisfare completamente le esigenze del dirigente scolastico e della comunità studentesca. A questo aggiungo che abbiamo già autorizzato un budget per la realizzazione di 3 nuove aule presso l'istituto qui a Locri, quindi alle 16 se ne aggiungeranno altre 3 e nelle prossime giornate, spero in circa 10-15 giorni al massimo, di poter liberare questa parte di questo plesso e consegnarne altre 7 che saranno oggetto di riqualificazione nei prossimi mesi. Quindi 16 e 3, 19 e 7, arriviamo a un numero mi sembra abbastanza 27. Ottimale per poter consentire, perché dobbiamo consentire anche che ci sono i laboratori. Ripeto, se non colgo la battuta diciamo che mi hai fatto, anzi ti ringrazio, non mi sono fatto vedere non perché fondamentalmente non stiamo lavorando, ma perché ci piace lavorare e portare delle soluzioni. Poi le vetrine diciamo le lasciamo ad altri. C'è da dire che anche in questo mese noi abbiamo fatto 2 manifestazioni di interesse sul territorio comunale. Una è andata a buon fine e però non rispecchiava le esigenze del dirigente Sacco e quindi non abbiamo deciso di investire ulteriori risorse pubbliche, e un'altra manifestazione che invece è andata deserta. Quindi c'è un reale diciamo problema qui su Locri a reperire nuovi locali. Abbiamo confermato invece per l'anno in corso le aule diciamo che sono adibite a segreteria per l'istituto, che non sono appunto di proprietà della città metropolitana, ma appunto paghiamo un canone mensile. È chiaro che l'auspicio è quello di consegnare definitivamente quest'opera ammodernata e risolvere qualche problema annoso degli anni che c'è stato, come per esempio l'istituto sequestrato, che potrebbe diciamo darci una vera boccata d'ossigeno sicuramente per il futuro. Certo. Grazie mille, noi continuiamo con Giovanni Calabresi, siamo al solo Giovanni, ti abbiamo fatto un po', però voglio dire soddisfatto comunque. È una situazione temporanea, tra l'altro non si è parlato anche della scuola che è stata finita. Sì, assolutamente sì, nel senso che sì, da domani gli studenti che hanno vissuto queste giornate di disagio potranno usufruire degli spazi liberati dal professorale che è stato trasferito completamente sul luogo in una nuova struttura idonea all'avanguardia che verrà inaugurata anche nei prossimi giorni, anche se è già operativa dall'inizio dell'anno scolastico, realizzata appunto con i soldi del Forever in tra Bianconi e via Sibari. A questo risultato importante. Oggi questa struttura scolastica del liceo linguistico Mazzini, l'ex magistrale, che ha aumentato in modo esponenziale il numero degli studenti, ricordo che nel 2011 c'erano solamente 504 studenti, oggi c'erano 1130, e necessita questa struttura di interventi. Per fare gli interventi bisogna farli liberando queste aule, quindi bisogna utilizzare al meglio il patrimonio edilizio di proprietà della città metropolitana disponibile tra Locri e Siderno, e quindi momentaneamente questa parte di questa scuola andrà a Siderno, parte dell'alberghiero anche a Siderno, poi si sta lavorando per restituire dignità all'istituto alberghiero che è rimasto smembrato qualche anno fa, e c'è un lavoro sinergico tra comune e città metropolitana e da oggi anche il comune di Siderno insieme a Maria Teresa Romeni, che ha approfitto anche per fare gli auguri per l'importante risultato che Siderno oggi finalmente ha un sindaco democraticamente eletto. Si lavorerà in sinergia per creare le condizioni giuste per tutti gli studenti del nostro territorio. Grazie mille Giovanni. A voi. Arrivederci a tutti.